Fulmine di filosofia numero 16. Nei bambini stimola il coraggio, non sgridarli troppo severamente e non denigrare l'altro genitore dinanzi a loro. Non solo gli umani, ma anche i restanti animali vertebrati sono influenzati, nel loro comportamento da adulto, da quel che apprendono nei primi anni di vita, tanto che il famoso etologo Conrad Zacharias Lorenz dimostrò che se un umano si sostituiva alla madre naturale di pulcine ed anatre, questi e queste lo identificavano come genitore naturale ed iniziavano a seguirlo come nel famosissimo caso dell'oca martina. Per tale ragione, nei bambini vanno sempre stimolati comportamenti positivi, come il coraggio nell'esprimere le proprie opinioni educatamente e nell'agire senza il timore di essere puniti se sbagliano, e mai quelli negativi, anche perché una volta che questi ultimi siano stati fissati nel loro cervello, desideroso di apprendere tutto perché in via di sviluppo, qualsiasi predica, anche in età adulta, non basterà a cancellarli. Allo stesso modo, non bisogna portare i fanciulli a temere i fenomeni naturali, come i temporali, i fulmini, i terremoti, le frane, le grandi piogge o il buio, alimentando le loro paure ed angosce appunto innaturali, o tenendoli a freno con racconti di terrore per fargli o non fargli compiere determinate azioni, perché queste loro angosce difficilmente saranno abbandonate, poi, in età adulta. Nello stesso modo i bambini non andrebbero, a mio parere, mai sgridati troppo severamente, e tantomeno picchiati, perché questo porterebbe a creare un adulto timoroso nell'esprimersi e che potrebbe riversare il rancore per le violenze fisiche subite, una volta cresciuto, sui più deboli a lui, come sui stessi simili umani, gli animali, od anche sui vegetali. È importante poi insegnare ai piccoli come esprimersi in maniera educata e con proprietà di linguaggio, senza in alcun modo mostrare dinanzi a loro gesti e parole volgari o addirittura atti fisici violenti che poi possano da questi essere replicati per il fenomeno emulativo che il cervello umano tende a sviluppare. Se uno dei due genitori poi richiama il proprio figlio, l'altro non dovrebbe prendere le parti del bambino perché sminuirebbe la seconda figura genitoriale ed allo stesso tempo creerebbe una specie di congiura tra sé ed il fanciullo, portando, nel tempo, a fargli odiare il genitore escluso. Infine, se in una coppia di genitori non vi è armonia e vi sono frequenti litigi, questi non dovrebbero mai avvenire dinanzi ai fanciulli, perché tali potrebbero sentirsi la causa delle liti e crescerebbero tra forti tensioni emotive, arrivando a cadere anche in elevati e pericolosissimi stati depressivi di lunga durata.